Buongiorno. Il tema che mi è stato affidato è quello di affrontare la relazione che vi sono tra sonno, qualità del sonno, disuguaglianze ambientali e sociali, assolutamente in linea con quello che è il tema principale di quest'anno del World Sleep Day. Noi sappiamo che il sonno include un set di funzioni biologiche che sono necessarie per il mantenimento della vita. Lo svolgimento di queste funzioni richiede che l'individuo metta in essere comportamenti che sono però influenzati da fattori sociali e ambientali. E globalmente si ritiene che un livello socio-economico più basso, l'appartenenza a una razza, a un gruppo etnico, può in qualche modo influenzare, verosimilmente in modo negativo, l'esperienza di sonno all'interno di una comunità. Infatti, diversi studi hanno osservato che appartenere a un gruppo minoritario, razziale o etnico, a un livello socio-economico svantaggiato, ha un impatto negativo sull'esperienza di sonno, con conseguenze sullo stato di salute. Quindi, nonostante i benefici fisiologici siano ben noti, molti individui purtroppo non hanno una parità di accesso al sonno. I componenti della salute del sonno sono qui elencati, vanno dalla regolarità al livello di soddisfazione, al timing, all'efficienza, alla durata. E i fattori che possono influenzare di fatto sulla qualità e sulla quantità del sonno possono essere fattori appunto individuali legati allo stile di vita o alle esigenze del singolo cittadino, del singolo soggetto, a fattori diciamo più globalmente sociali, quindi della famiglia, dell'ambiente, diciamo, della comunità in cui è inserito, e aspetti invece più propriamente di organizzazione sociale e lavorativa. Si è visto, e lo vedremo anche noi nel dettaglio più avanti, che in realtà il più delle volte il tema come dire, l'appartenere a una razza, un'etnia, non è di per sé un fattore può avere un impatto negativo sul sonno. Quello che è più importante invece è quello che si concepisce con il termine di razzismo strutturale, e cioè quello che si riferisce alla totalità dei modi in cui le società promuovono la discriminazione razziale attraverso sistemi di mutuo rafforzamento, come l'accesso all'alloggio, all'istruzione, all'occupazione, a livello di guadagno e di prestazioni sociali, oppure l'accesso al credito, ai media, all'assistenza sanitaria, alla giustizia penale. Questi modelli e pratiche a loro volta rafforzano le credenze discriminatorie, i valori e la distribuzione delle risorse. Questa che vi ho appena detto è la definizione dell'American Medical Association. E lo vedete un po' riassunto in questa figura, quindi il razzismo strutturale che non presuppone l'appartenere di per sé a un'etnia, a una razza precisa, si fonda sostanzialmente su quella che è la struttura economica di quella comunità, a livello di povertà e la disuguaglianza nel reddito annuale, che ha effetti negativi pesanti su quello che è il livello di educazione e di accesso alle cure sanitarie. Nel modello americano, chiaramente, l'accesso alle assicurazioni private. Le conseguenze di tutto questo sono come dire, un ambiente fisico, la casa e quant'altro, il quartiere in cui si vive, che può essere ovviamente negativo, quelli che sono tutti gli aspetti psicofisiologici del singolo soggetto, quelli che sono la ridotta disponibilità, sia in termini di accesso, sia di presenza, di quelli che sono i servizi che migliorano la qualità della salute, e la salubrità in termini non soltanto di inquinamento, ma anche da un punto di vista sociale, quindi presenza di criminalità del quartiere in cui si vive. Tutti questi fattori nel loro complesso di fatto determinano quello che sono gli indici di benessere e di qualità della salute, così come naturalmente tutti quelli che sono gli aspetti di tipo individuale, cioè lo stato socio-economico del singolo individuo, gli aspetti legati all'età, per esempio, oppure ai comportamenti, diciamo, individuali. Come si estrinseca il tema del razzismo strutturale? Un po' lo vedete in questo riassunto, in questa tabella. Prendiamo soltanto per esempio quello che è la disponibilità dell'alimentazione.
e dell'educazione, vedete che i soggetti che appartengono alla fascia di popolazione più povera, il tema principale nei confronti dell'alimentazione è quello se la quantità è sufficiente per appunto mantenere uno stato di salute, mentre nelle classi, diciamo, di medie la cosa più importante invece diventa la qualità, mentre nella fascia più ricca della popolazione in realtà diventa più importante quella della presentazione. E qui vedete quali possono essere le domande chiavi, gli aspetti chiavi che determinano il razzismo, no? Per esempio sull'alimentazione, e come mai i soggetti più poveri oppure appartenenti a un'etnia che non sia quella principale della comunità possono mangiare della roba come quella, no? Invece, da un punto di vista dell'educazione, il tema nella fascia più povera della società chiaramente è un aspetto estremamente importante, quasi idealizzato, ma nella realtà di scarsa accessibilità. Mentre, per esempio, diventa cruciale il livello di educazione per la classe media, perché rappresenta uno dei volani, uno degli aspetti più importanti per poter, come dire, progredire da un punto di vista sociale ed economico. Mentre nella fascia d'età più ricca è uno stato di fatto in cui la cosa più importante, l'aspetto più importante è quello per mantenere quello che è lo status quo e soprattutto creare quelle relazioni tra individui di potere estremamente importanti. Cosa sia. O meglio, la disparità del sonno all'interno delle classi sociali non è l'unica disuguaglianza, ne abbiamo dal punto di vista sanitario ovviamente. Per esempio, questi sono i dati di come è l'andamento della mortalità o degli episodi di infarto nella popolazione americana assistita con il sistema Medicare. Vedete che globalmente sia il tasso di mortalità che gli episodi ricorrenti di infarto del miocardio sono migliorati nel corso dei decenni, con l'ultimo decennio che presenta i tassi migliori. Però se andiamo a guardare quelle che sono la stratificazione di questi dati in base al gruppo etnico di appartenenza, vedete che i soggetti afroamericani sono quelli che presentano i tassi di mortalità o dell'infarto più bassi, i tassi, scusate, più negativi, quindi più elevati. Stesso discorso possiamo averlo per quello che è l'accesso e la qualità delle terapie per tutte le patologie correlate alla placca cardiovascolare collegate all'aterosclerosi. Vedete che nel corso degli anni tra il 99 e il 2020 si è assistito a un incremento progressivo di quelli che sono i regimi terapeutici. Quindi le varie prescrizioni dei vari farmaci è nettamente migliorata con diciamo, di trattamento che rimangono leggermente più bassi, per esempio per quanto riguarda la prescrizione delle statine nei soggetti di razza afroamericana, ma invece se andiamo a guardare poi che il livello di controllo, che quindi è l'espressione della reale poi, disponibilità del farmaco e della sua aderenza, vedete come in realtà per i soggetti di popolazione afroamericana presentano un livello, soprattutto per la dislipidemia, dei livelli di controllo inferiori rispetto ai soggetti di razza bianca. Quello che però possiamo osservare è come la prevalenza, per esempio, del ridotto tempo di sonno degli studenti americani è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni, ma quello che è il dato principale, vedete come vi sono delle differenze sostanziali in termini di prevalenza tra le varie aree degli Stati Uniti. Stessa cosa per quanto riguarda i soggetti adulti. Vedete come vi è una grossissima differenza tra aree più industrializzate e alcuni di questi in grave crisi economica, come la cintura di Detroit e altre zone del territorio americano, dove abbiamo tassi di prevalenza di ridotto tempo di sonno, tutto sommato, relativamente bassi. Questo è quello che succede
in tutto il mondo, vedete, questa è la posizione dell'Italia, noi abbiamo un livello medio di tempo totale di sonno speso dalla popolazione italiana che è leggermente inferiore rispetto a quella della media mondiale e comunque mediamente inferiore rispetto a buona parte degli stati europei. Ma il dato per cui che mi preme sottolineare nel contesto di questa relazione è come, per esempio, i due fattori principali sembrano essere, soprattutto nella fascia media di età tra i 30 e i 60 anni, il essere di sesso maschile che si associa a una ridotta quantità di sonno. Questi sono dati reali misurati con dei dispositivi elettronici, quindi sonno presunto. Ma l'altro fattore principale è quello del commuting urbano, cioè della quantità di tempo che noi passiamo per poter raggiungere coprire la distanza tra casa e lavoro, che quindi è espressione sia della distanza propriamente detta, ma anche di quella che è l'efficienza dei sistemi di trasporto. E ovviamente maggiore è la durata del commuting casa-lavoro, maggiore e minore è la quantità di sonno la spesa nel corso della notte. Allora, questo è un po' l'andamento temporale, sempre degli ultimi 15 anni, della prevalenza della breve durata di sonno nella popolazione americana adulta. Come vedete, vi è un trend in progressivo aumento, indipendentemente dall'etnia di appartenenza, ma vedete che il dato principale è la prevalenza in massima nei soggetti di etnia afroamericana. Questo è particolarmente evidente se guardiamo la distribuzione per fasce di età, dove la prevalenza è francamente molto elevata, quasi il 45% nei soggetti afroamericani di età intermedia rispetto ai bianchi, mentre dopo i 60 anni vi è un progressivo declino della prevalenza del ridotto tempo di sonno. Sebbene i soggetti di sempre afroamericani hanno percentuali di prevalenza molto alte. Fa un po' eccezione l'etnia asiatica, vedete, dove in realtà l'incremento si osserva dopo i 50 anni. Questo è stato interpretato in diversi modi. Uno di questi è il fatto che questi rappresentano i soggetti diciamo, che hanno dovuto adattarsi più precocemente allo stile di vita, diciamo, occidentale, che quindi rispetto a questa fascia di età, quindi questo possono essere, come dire, o la seconda ondata di immigrazione o quelli nati nel sussuolo americano, che quindi si sono adattati meglio, mentre questi sono quelli della prima ondata di immigrazione. Ipotesi. Allora, però, vedete, se andiamo poi ad analizzare le differenze l'aumento di prevalenza nel corso degli anni, come dicevamo prima, è aumentato più o meno in tutti, ma è soprattutto aumentata nei soggetti con livello socio-economico più basso, indipendentemente dall'etnia di appartenenza, ma è particolarmente aumentata nei soggetti di razza afroamericana, quindi più 8% rispetto, per esempio, ai bianchi più 5% o quelli di origine asiatica. Il 3%. Quindi un po' in una valutazione globale, il CDC americano risponde alla domanda dicendo ha una etnia, la razza, giocare un ruolo su quanto tempo noi dormiamo? E vedete, questi sono i tassi di risposta a questa semplice domanda tra le varie etnie americane, con prevalenze che vanno dal 33% nei soggetti di razza bianca sino al 46% nei soggetti di razza afroamericana, oppure di provenienza dalle isole pacifiche, del Pacifico, quindi Hawaii e altre isole minori. Ma se invece andiamo ad analizzare non il dato globale, ma quello per esempio legato soltanto agli ultimi 30 giorni, quindi la percentuale di soggetti che fanno fatica negli ultimi 30 giorni ad addormentarsi nella maggior parte dei giorni o della maggior parte delle notti o tutte le notti, vedete che vi è i fattori principali sono per esempio il sesso femminile, la prevalenza è molto superiore rispetto a quello del sesso maschile. E vedete invece che non vi sono grosse differenze tra le etnie principali, ad eccezione di quella di origine asiatica, che ha tassi di prevalenza
decisamente più bassi. Ma i fattori principali della difficoltà di addormentamento sono indubbiamente il livello di reddito, quindi se è più basso rispetto alla soglia di povertà, abbiamo quasi un soggetto su cinque che nella maggior parte delle notti fa difficoltà ad addormentarsi, e soprattutto abitare in piccole o medie aree metropolitane oppure abitare in aree non metropolitane rispetto a quelle che abitano in aree metropolitane, forse perché appunto l'accesso ai servizi di trasporto è completamente differente. Stesso discorso un po' vale per quanto riguarda il mantenimento del sonno, dove il reddito ha ancora un suo peso specifico estremamente importante, vedete il 22% di quelli che hanno redditi più vantaggiati, e soprattutto il fattore, la località in cui si vive, dove si crea chiaramente un gradiente con tassi più elevati nei soggetti che abitano in aree più piccole rispetto a quelle che abitano in aree metropolitane, nella zona centrale delle grandi aree metropolitane. Le disuguaglianze ambientali e sociali si possono in qualche modo esprimere con diversi aspetti, per esempio gli indicatori di povertà. Sappiamo che vi è una relazione chiara tra indicatori di povertà e problemi di sonno. Questo è uno studio di qualche anno fa americana che ci dice come che la difficoltà di addormentamento, cioè latenza superiore ai 30 minuti, si associa a un più basso livello di scolarità, la mancanza di assicurazione sanitaria e incertezza sulla disponibilità del cibo. Vedete, sono soprattutto i soggetti di razza afroamericana con tassi di scolarità il più basso e con insicurezza sulla quello che è la disponibilità dell'alimentazione. La stessa cosa vale per quanto riguarda l'altro tipo di studio fatto in questo caso su tutto il territorio nazionale da parte del CDC, e vedete che circa il 35% dei soggetti americani che stavano al di sotto della soglia di povertà dichiarava di dormire meno di 6 ore per notte. Lo vedete qui ancora una volta, soprattutto quelli i quali vivono nelle aree non metropolitane. L'ambiente domestico ha un effetto devastante sulla qualità del sonno per maggiore inquinamento acustico, luminoso e anche la qualità dell'aria respirata all'interno appunto della stessa abitazione. E uno studio argentino recente ha dimostrato come un miglioramento anche minimo delle condizioni ambientali ha un impatto deciso sulla qualità del sonno. Questi sono popolazioni che abitavano in una baraccopoli, e soltanto aver dato loro la disponibilità di poter vivere in un container solido, quindi avere 18-20 metri quadrati, quindi una certa solidità non soltanto dell'abitazione in sé per sé, ma anche della disponibilità di tutta una serie, diciamo, di disponibilità minime in termini di diciamo, gli elettrodomestici, di sicurezza del cibo, eccetera, ha chiaramente un impatto notevole sulla qualità della vita, sulla qualità del sonno e su quella che è la routine sociale e la convivialità. Sulla salute mentale è stato detto tanto in questi anni, vi è chiaramente una stretta relazione tra sviluppo di stress, ansia, depressione, il livello di povertà e disturbo del sonno. E si viene a creare da questo punto di vista un chiaro circolo vizioso, quindi più povero sono, più sviluppo ansia, depressione, più sviluppo insonnia e via di seguito. Il livello di stress aumenta. Diminuzione del sonno non delente che si verifica in questi soggetti è chiaramente un fattore che determina l'incremento della pressione arteriore, soprattutto durante la notte, e studi su popolazione ispanica, che adesso vediamo nel dettaglio. Si associa come lo stress, dimostra come lo stress di adattamento alla nuova realtà sociale in qualche modo si associa a un aumento dei sintomi di insonnia. Vedete, qui il grafico è separato per soggetti che hanno trovato un lavoro stabile, soggetti che invece non sono disoccupati, hanno i lavori instabili. Vedete che man mano che aumenta il livello di stress, di acculturazione, cioè di adattamento alla nuova realtà,
più aumenta il sintomo di insonnia, ma l'insonnia percepita, perché dal punto di vista invece dei dati attigrafici, questa relazione non è stata dimostrata. Un po' per chiudere il discorso su quello che è l'aspetto etnico e la qualità del sonno, vedete, si è a lungo dibattuto nel corso degli anni se la struttura del sonno potesse avere una certa differenza etnica tra le varie popolazioni. I risultati sono sempre stati contrastanti perché i fattori di confondimento sono sempre stati differenti. Il dato principale, lo vedete, è quello per esempio tra la razza bianca e la razza afroamericana, in termini di ridotta percentuale di sonno ronde lente rispetto dei soggetti afroamericani rispetto ai soggetti di razza bianca e al contrario un incremento della percentuale di sonno non REM2. E questa è la relazione che vi è per esempio tra etnicità e il percentuale di sonno ad onde lente o il sonno 2, ma vedete però in analisi pathway come il fattore principale in realtà non è tanto l'etnia, ma quello che è lo sviluppo di discriminazione percepita. Quindi il peso specifico del fattore discriminazione sulla modifica della struttura del sonno sembra avere un effetto molto più importante, o comunque diciamo quantomeno pari, se non più importante, rispetto all'etnia propriamente detta. Se ci spostiamo invece dal dato generale a quello che invece ad analizzare i dati di soggetti che hanno sviluppato una patologia del sonno, vedete, questi sono i dati del studio di popolazione molto grosso americano, il Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, il MESA, e vedete come scarsa qualità del sonno o sonno misurato oggettivamente con le polisonografie inferiore alle 7 ore o alle 6 ore è fortemente associato a quello che sono alcune fasce di cittadini, segnatamente i soggetti, per esempio, di etnia afroamericana rispetto a quella bianca oppure di etnia ispanica rispetto a quella bianca. Se ci spostiamo invece nel settore dell'apnea ostruttiva del sonno, questi sono i dati dello Sleep Health Study con una popolazione, diciamo, di età media superiore ai 60 anni, e vedete circa 6.000 soggetti, 15% dei quali non bianchi, quindi più o meno metà afroamericani o altre etnie, vedete che il livello di scolarità e quindi socio-economico è, diciamo, molto differente. Parliamo del 4% di soggetti che hanno avuto il massimo livello di scolarizzazione nella razza bianca rispetto allo 0,6% di quelli di razza afroamericana. Chiaramente va considerato che rappresenta una generazione di diversi decenni fa, perché appunto, come ricordavo prima, l'età media è superiore ai 60 anni. Quello che ci interessa in realtà dimostrare è che l'appartenere a un gruppo etnico rispetto all'altro ha un impatto negativo su quello che è lo sviluppo di eventi cardiovascolari incidenti. Lo vedete qui, quasi 90% in più di prevalenza nella razza nera rispetto alla razza bianca, così come anche lo sviluppo di nuovi episodi di stroke, di eventi cerebrovascolari, 70% in più nei soggetti di razza nera rispetto a quelli di razza bianca. Vedete, queste sono le curve di sopravvivenza. In questo pannello troviamo la curva di sopravvivenza a più di 10 anni, stratificata per severità dell'apnea ostruttiva del sonno. E ovviamente i soggetti più gravi sono quelli che presentano il tasso di mortalità più elevata, ma quando noi andiamo ad analizzare il tasso di mortalità separato per gruppo etnico di appartenenza a parità di gravità dell'apnea del sonno, trovate che i soggetti di razza afroamericana, di etnia afroamericana, hanno tassi di mortalità più elevati rispetto a quelli dei soggetti di razza bianca, quindi a testimonianza appunto di questo livello di disuguaglianza. Quindi vado alla conclusione, e come conclusione mi piace presentarvi questo tipo di diapositiva, che sono gli obiettivi che CDC si è dato per quanto riguarda la salute della popolazione americana per il 2030. Sono diversi obiettivi separati per diverse aree sanitarie. Io mi limito a presentarvi quella legata alla salute del sonno,
E vedete, uno degli obiettivi, l'ambizioso, è quello di aumentare la percentuale di soggetti che hanno sufficiente tempo di sonno durante la notte. Vi ringrazio molto per l'attenzione e buon proseguimento.